Classico che prima parla uno, poi parla l'altra, poi insomma noi moderiamo e poi ovviamente dove si dirige la conversazione andiamo. Ok, perfetto. No, io sono un po' una boomer con queste cose, non l'ho mai fatto, quindi. Mazza, sembri giovanissima, come una buona su queste cose proprio. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un debe, perché ogni giorno a Sdubratru. Ma che stai a fare? No. Ricordi! Ma non così! Ma no, lo dovevi dire così, Rubì! Ma come l'hai detto? Dillo così! Ma non con quell'inflessione! Fallo tu, Simo! Simo, fai Rubino! Fai le veci di Rubino, Simo! Lo faccio io, aspetta, ci riprovo, aspetta un attimo. Ci riprovo, buoni, buoni. A Sdubratru! È diverso! Stanno arrivando! Ma non ha parlato il Rubino, aspetta che lo devo rifare, aspetta. Non ha parlato, aspetta. C'aveva il muto. Vai, vabbè. Vai, Rubì. 3, 2, 1. Ha stuprato! Ma no! Che stai a fa? Rico! Così è razzista! Ma che è? È, di,
è Di Marfir una poltrona per due. Vabbè, tanto bannano Rubino, no, in caso, no? Rubino, okay, YouTube ha pronunciato queste parole, anche quelle successive alla prima volta. Ci penso io, ci penso io. Vai, Simo. A uomo cattivo. Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando. No, Hello, Clochard, e benvenuti in questa nuova trasmissione contro un uomo veramente cattivo. Oggi ci sarà un dibattito inferocito. Ma la paghiamo Francesca, perché sta sempre qua a sto punto. Come? Cioè, paghiamo Rubino, paghiamo pure Francesca. No, a sto punto. Non paghiamo tutti. Ma poi si monta la testa. Siamo qui con Francesca. Benvenuta. Grande fra. Cioè che Caflò. Grazie Will Wush per il sub. Come, scusa, non si è sentito? Attendo il mio gettone di presenza. No, ma il gettone quanto a quanto vale? Ammonta? È una somma che non ti puoi permettere. Ah, addirittura. No, è vero, con 2,50 euro lo facciamo uscire. Va bene. E c'è anche Benedetta. Benvenuta. Ciao a tutti, ciao, Benedetta. Allora, io direi, per chi non vi conosce, di presentarvi. Vabbè, Francesca ormai la conosciamo. Con le vostre... Vabbè, però, per chi magari la prima volta che vede il Cerbero, okay, proprio perché conosce Francesca, chi siete? Dai, lascio Benedetta. Che donne veramente cattive, no? E niente, io sono Benedetta e sono stata, tra virgolette, catapultata in questa diretta. E sono una ragazza abbastanza normale, cioè sono una studentessa, sono stata per tanti anni una militante politica e mi reputo femminista e soprattutto comunista, come Mario Brega, quindi comunista proprio così. E niente, fondamentalmente questo. Ma per quale partito politico, se si può chiedere? No, per adesso non mi esprimo. Greve. Grevissimo. Va bene. Anche tra tu, Francesca. Tra l'altro, voglio dire una cosa flash che c'entra un cazzo: a breve arriverà una querela di una persona che ha sfruttato il nostro meme per fare le magliette. Peggio degli Slim Dogs, ma ne parleremo lunedì. Hanno fatto magliette greve. No, questa è una cosa gravissima, ne parleremo lunedì. Io stavo dicendo, Francesca, anche tu ti reputi una femminista, o sbaglio? Io mi ci reputavo, poi le femministe si sono dissociate da me in branco, quindi conservo ancora quei valori di parità e uguaglianza che animavano il mio giovane spirito, però sono stata ostracizzata. Quindi... Ma come mai si sono dissociate, Francesca? Perché allora io non ritengo che tutte le femministe lo siano, però la maggior parte delle femministe che fanno attivismo sul web finiscono per organizzarsi in uno stile simile a quello delle sette religiose, quindi soprattutto con il vincolo dell'intersezionalità, quando le varie sette si uniscono tu sei costretto ad essere d'accordo con tutto quello che dicono gli altri, ogni singola setta, e nel momento in cui provi ad esporre un pensiero critico anche in maniera rispettosa, però, guarda, secondo me su questa cosa non puoi farlo, cioè vieni subito accusato di razzismo, omofobia, misoginia, sessismo, tant'è che poi io lo dissi qualche mese fa, tutte le persone che mi hanno accusato di razzismo, sessismo, omofobia non erano né persone people of colors, quindi persone di colore, né persone omosessuali, né persone transessuali, sempre una certa fascia mi ha accusato di queste cose, che in genere sono donne etero, bianche, cisgender, benestanti, borghesi, Greve, che t'accusano. Vabbè, un po' come ne funziona nei gruppi Facebook, che devi essere d'accordo per forza, esatto, con il loro pensiero, se no te buttano fuori. Voi avreste dovuto fare un dibattito, in realtà, sul tuo Instagram. Ok, come è nato questo dibattito? Perché uno dice, vabbè, due femministe su cosa dovranno dibattere. In realtà è un tema che a me appassiona tantissimo, cioè la esistenza o meno della cultura dello stupro. Ah, era questo il dibattito, no? Sì. Beh, io partirei con una considerazione. Velocissima, prego. Ogni cultura va rispettata, no? No, Mar, non come iniziamo. Vabbè, questo è un discorso generale, no? Cioè, le culture vanno rispettate, giusto? Non sembra d'accordo, Benedetta. No, neanche no, io. Vabbè. Cosa ne pensate, Benedetta?
No, raga, ma veramente mi devo esprimere su certo. quest'ultima frase? No, no, dai, raga, parliamo di cose serie, in modo serio. Lascia perdere, perché... Vabbè, ma è una battuta, cioè... Vai, fate parlare i grandi. Vabbè, era una battuta. Vabbè, so. Comunque, va bene. Prego. Qui prego. Qualcuno ha il ciclo. Oddio. Vabbè, no, però Simone, così non si può portare avanti. No, no, sto scherzando. No. Sai che no. Io sono... Chiedo scusa. Chiedo scusa. Rispetto, peggio di me. Ma è per stemperare. No, levagli tutto, Francesca, vai, io sono con te. No, a parte, te lo dico, abbiamo toccato il fondo, no? Dovrebbe essere la mia avversaria. No. Allora, se sai che io non sono sensibile a un certo umorismo, con me lo puoi fare, però nel momento in cui c'è una persona che è strana, che non conosci, che già si è esposta per venire in un ambiente ostile, io manterrei il massimo rispetto. Vabbè, hai perfettamente ragione, io stavo solo a fare il coglione come faccio sempre. Vabbè, qui. No, ma io mica mi offendo, cioè non è che sto qua per venire a piangere. Vabbè, cazzate a parte. Cioè, per discutere con un'altra ragazza di un determinato tema. Diciamo che... Era quindi visto che voi siete moderatori, allora era solo per rompere il ghiaccio. Era solo per rompere il ghiaccio e per rispondere al facciamo parlare esatto, i grandi. Era solo per rompere però... il ghiaccio, quindi adesso parleremo seriamente. Cultura certo. dello Dai. Stupro. Innanzitutto, ovviamente, Benedetta... Aspetta un attimo, non intendiamo né la battuta che hai fatto tu, né la battuta ragazzi. Che ho fatto io. Facciamo una precisazione importante. Prego. Partiamo con la serietà. Benedetta, che cos'è la cultura dello stupro? Definiamola. Cos'è? Un'interrogazione? No, per te, nel senso, cioè, prima partiamo da un tema, spieghiamolo. Per me, cioè, io volevo impostare un attimo la discussione in questo modo, perché in realtà tutto è nato da un tweet di Francesca, giusto? Sì, di un po' di mesi fa. Che ogni tanto viene tirato fuori dai miei detrattori, no? Quando non sanno che cosa fare, lo ritirano fuori così ex abrupto. Beh, io volevo partire da lì perché non è semplicemente un cos'è la cultura dello stupro per me, perché comunque non è che stiamo parlando non per di te, però sai, io no, non era per rispondere a loro, era per rispondere a loro. Ah, scusate, cioè, diamo una definizione generica che è quella poi sulla base della quale io ho scritto il tweet incriminato. Allora, cerchiamo di mantenere infatti, ordine e non accavallarci. La domanda è molto semplice. Definiamo cultura dello stupro. Cosa significa? E poi da lì partiamo. Allora, perché altrimenti parliamo del nulla, no? Questo termine nel tweet di Francesca diciamo viene definito come una credenza, che è un po' una parola che sminuisce quello di cui stiamo parlando, perché non è che è una credenza, è una teoria sociologica come tale supportata dai dati empirici. Cos'è secondo la cultura dello stupro in senso pratico? È una serie di modelli, atteggiamenti, diciamo pratiche condivise e diciamo riprodotta all'interno della società, perché appunto ciascuno di noi è inserito in un contesto sociale e in quanto tale assorbe un determinato tipo di cultura, di modelli culturali, di modelli di comportamento. E di cosa stiamo parlando? Di una cultura che in un modo o nell'altro all'interno della società giustifica lo stupro, colpevolizza la vittima, e questo in vari livelli, non solo a livello appunto nella società civile, ma anche a livelli più alti, quindi si parla anche di appunto delle istituzioni, dei media, all'interno anche delle istituzioni giuridiche, quindi dei tribunali, e questo fondamentalmente è suffragato dei dati. Non è che le femministe un giorno si sono svegliate e hanno cominciato a piangere per insomma autovittimizzarsi. Prima cioè, di passare la parola sociale... ti interrompo un attimo, prima di passare la parola a Francesca, fra cerchiamo di non interrompere, vorrei sapere questo discorso della giustificazione. Chi giustifica lo stupro? Non ho capito. Questa apologia sistemica. Allora, fondamentalmente non so se siete aggiornati su questo tema, ma l'Istat ha fatto appunto un'indagine statistica recentissima, penso risalga all'anno scorso, dove appunto si domandava alla popolazione, insomma ai nostri concittadini, si domandavano delle questioni inerenti allo stupro. Per il 40% degli intervistati la donna in qualche modo si può sottrarre alla violenza. Un italiano su quattro
pensa che la donna concorra in qualche modo a questo genere di violenza, quindi attraverso il modo di vestire, con dei comportamenti. Quindi questo è un dato assolutamente da tenere in considerazione se vogliamo fare un discorso serio. Cioè, nella società civile attualmente esiste questo tipo di pensiero. Ma... inoltre, cioè, non stiamo parlando semplicemente del tizio X che dice «Ah, guarda come ti sei vestita, te lo sei cercata». Parliamo anche di come vengono veicolati questo tipo di messaggi tramite i mass media, che ricordiamocelo, comunque concorrono tantissimo nella formazione dell'opinione pubblica e appunto nella formazione anche di questo tipo di pensiero nella popolazione. Come vengono veicolate le notizie sullo stupro? Come vengono trattate? Questa cosa è molto importante. Abbiamo delle, diciamo, prove, tra virgolette, dei dati che possiamo anche visualizzare in queste ultime settimane, quindi nella questione della maestra di Torino, nella questione dello stupro che riguarda l'imprenditore genovese. Guardiamo attentamente come vengono veicolate questo tipo di notizie. Non ho capito che c'entra, aspetta, non ho capito cosa c'entra la maestra di Torino con lo stupro. Beh, parliamo comunque di... ragazzi, lo sanno, voi siete moderatori. Io stavo cercando, infatti, di darti la parola, Francesca. No, no, era solo per inquadrare i punti e poi da lì partire. Stai facendo mansplaining. Allora, no, sto facendo le domande. Per io avrei mille domande da fare a Benedetta. Parla, allora, parla io, Francesca, anche... rispondo brevemente a questo. Non stiamo parlando... cioè, cultura dello stupro non riguarda lo stupro in sé. Okay. Anche come viene vista la vittima, cioè il revenge porn, che tra l'altro è un termine che io odio, perché quello non è porno, quello è materiale privato illegittimamente, materiale, diciamo... pornografico privato. No, vabbè, sì, però nel senso, appunto, cioè revenge porn, già il termine a me non piace per questo, perché è come se stessimo parlando di qualcosa di... quindi tu dici la cultura dello stupro, porno, la cultura dello stupro ingloba... ingloba varie cose. Ma in realtà questa cosa è solo se tu dai a porno un'accezione negativa. Sì. No, 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 è che appunto secondo me questo tipo di reato, essendo comunque una violenza ai danni di un'altra persona, secondo me definire porno quel materiale è anche un po' pericoloso. Comunque questo è un altro tema. Quello che volevo dire è che appunto la cultura dello stupro è anche questo, cioè il fatto che una maestra, una ragazza, una donna che subisce comunque un tipo di violenza, perché la violenza non è solamente carnale, sottrarre materiale di quel tipo e renderlo pubblico è comunque una violenza di tipo sessuale in qualche modo. E di conseguenza cos'è la cultura dello stupro? È la dirigente che ti licenzia, sono le colleghe che non ti difendono, sono le altre donne che addirittura condividono questo materiale e ti minacciano utilizzando questo materiale. Questa è la cultura dello stupro, la colpevolizzazione della donna. È chiaro, è chiaro. Quindi tu in generale dici che la cultura dello stupro non è soltanto giustificare lo stupro, ma anche tutte queste situazioni che vedono la donna come soccombente. Perfetto, allora parola a Francesca. La parola. Allora, vorrei moderare io questo dibattito che ho organizzato io. Allora, cringe. Diamola. No, perché no? Perché io ho delle allora, anche io avrei, avrei mille cose da chiedere a Benedetta, ma... no, ma io l'ho fatto solo per inquadrare la sua definizione, capito? Io avrei mille cose da chiedere a Benedetta, ma me le sto tenendo proprio per non allungare il brodo inutilmente. Francesca? Allora, intanto, vabbè, partendo dalla definizione, sì, che ha dato Benedetta una definizione corretta, diciamo, più succintamente, io mi baserei sulla definizione standard, che è quella da Wikipedia, che dice, Benedetta, interrompimi se di qualche irregolarità. Cioè, lo stupro è il termine utilizzato per indicare e descrivere una cultura nella quale lo stupro e le altre forme di violenza sessuale sono comuni, in cui atteggiamenti prevalenti, le norme, le pratiche e atteggiamenti dei media normalizzano, giustificano o incoraggiano lo stupro e altre violenze sulle donne. Ti trovi? Sì.
Ok, non sto utilizzando una definizione fuorviante. Va bene, tu mi dicevi questa è una teoria sociologica, però è una teoria suffragata da dati statistici. Io ti dico sicuramente è suffragata da alcuni dati, ma per farti l'esempio dei dati in base ai quali è suffragata questa teoria, c'è il mito, no, che solo il 2% delle accuse di stupro sia falso. No? Quante volte l'hai sentita? Le accuse false di stupro sono il 2%. Okay. Si sente ovunque. Questo dato in realtà è, ti faccio vedere, questo dato che è utilizzato tantissimo in realtà è preso dal libro del 1975 Against Our Will, che è un dato basato sulla politica criminale statunitense del 1975. Noi oggi ci sentiamo ripetere che solo il 2% delle accuse di stupro sono false, basate su un dato raccolto negli Stati Uniti nel 1975. Gli altri dati Istat, anche in questo caso, non è il dato solo, è l'analisi del dato. Se io ti prendo un dato Istat e ti dico la popolazione carceraria è al 75% maschile, ok? Forse pure un po' di più, adesso non mi ricordo il dato preciso, però facciamo che, per for the sake of the argument, no, per il bene dell'argomento, l'80% dei detenuti sono uomini, c'è una netta prevalenza di detenuti uomini, e ti dico, su questo dato, io ti dico che il sistema giudiziario ha un bias e colpevolizza gli uomini, quindi le corti, la legge e tutte le istituzioni sono anti-maschio, antimacismo, perché condannano molti più uomini e sono detenuti molti più uomini. Mm-hmm. Il dato è vero, però nel modo in cui io l'ho incardinato ti porto a un sillogismo imperfetto. Con questo ragionamento tu lo puoi fare con tutti i tipi di dati, perché io poi mi soffermo molto sull'aspetto normativo, non perché io sia una innamorata a tal punto della legge da essere obnubilata nella mia visione delle cose, perché il dato normativo rispecchia quella che è la coscienza sociale di un determinato popolo in una determinata epoca. Perché tutti parlano del famoso delitto d'onore? Perché nel codice Rocco, che è il codice fascista, quello del 1930, noi avevamo il delitto d'onore, quindi che prevedeva la attenuante dell'omicidio, non della moglie, perché tutti dicono della moglie, del coniuge fedifrago, perché in realtà l'adulterio era considerato come reato, quindi tu avevi, anche tua moglie, nel momento in cui andavi ad ammazzare tuo marito, avevi un attenuante di pena se il fatto fosse stato commesso nella flagranza di un tradimento, quindi se l'avessi trovato a letto con un amante. Dove percepisci la visione patriarcale del codice Rocco? Perché dici sì, si applica a tutti e due i coniugi, quindi sia marito che moglie, però questa norma era estesa anche al padre nei confronti della figlia e al fratello nei confronti della sorella. Ok? Allora mi dici, il codice Rocco è chiaramente un codice espressione di una cultura patriarcale, perché sebbene lo permetta nell'ambito del rapporto di coniugio, quindi del matrimonio, non lo estende agli altri membri della famiglia. Allora dici, tant'è che la violenza sessuale fino al 1966 non esisteva, esisteva violenza carnale e atti di libidine violenta, ed erano previsti sotto il titolo che era la moralità pubblica e il buon costume, quindi non erano neanche inquadrati come reati contro la persona. Allora dici, cazzo sì, quella è una cultura dello stupro, quella è una cultura, se vogliamo così, in cui lo stupro non è visto nemmeno come danno alla persona, alla donna, ma come danno al buon costume, quindi alla società in una dimensione squisitamente pubblicistica del bene giuridico tutelato, e alla collettività e all'onore e l'ordine delle famiglie. Nel momento in cui la normativa cambia, e perché la normativa cambia? La normativa cambia perché la coscienza sociale cambia, perché noi negli anni 70 abbiamo il divorzio, abbiamo poi l'aborto, nel 96 abbiamo la riforma dei reati sessuali, perché con l'evoluzione della società c'è un'evoluzione del legislatore, le leggi vengono votate. Quindi se noi ci troviamo in una società fortemente patriarcale, cioè se io vado in Arabia Saudita, ok, mi presento dal re e dico, senta signor re dell'Arabia Saudita, che ne dice di introdurre l'aborto? Quello mi guarda e mi fa ciaone. Anche in un'altra società magari democratica, dove però per esempio il diritto di voto è concesso solamente agli uomini, la legge non cambia perché non c'è un mutamento dei costumi. Quindi per andare in Parlamento, per ottenere una votazione, vuol dire che un costume è cambiato, la società è cambiata, e questo poi si riflette sulla gravità, sul trattamento sanzionatorio, sul modo in cui è trattato dall'ordinamento
un determinato reato. Se tu vedi, la violenza sessuale è trattata in maniera gravissima. Uno, perché violenza sessuale è tutto, noi non abbiamo le molestie, anche una mano sul sedere è violenza sessuale. Quindi, essendo stati riuniti i due reati di atti libidine violenta e violenza carnale, qualsiasi ingerenza sulla sfera sessuale altrui, anche al di fuori di un rapporto di un atto penetrativo, è violenza sessuale e tu sei tutelato. La violenza sessuale, tra l'altro, come la maggior parte dei reati sessuali, soprattutto tra i minori, sconta un trattamento sanzionatorio più grave anche nella fase dell'esecuzione, perché abbiamo molti di questi reati che sono riuniti nell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che vuol dire che tu non puoi avere la sospensione dell'ordine di esecuzione. In pratica, che succede? Ti condannano. In teoria, quando tu sei condannato a scontare una pena detentiva e la tua pena è inferiore ai 4 anni, il pubblico ministero non ti fa andare subito in carcere, ti dà la possibilità di chiedere una forma alternativa alla detenzione in carcere, quindi arresti domiciliari, l'affidamento al lavoro, varie forme. Con questi reati sessuali tu non lo puoi fare perché sei considerato un soggetto particolarmente pericoloso. Però Per Francesca, ti posso quanto fare una domanda? dimmi. Perché riporto la discussione sui dati che ha anche elencato Benedetta. Tu che ne pensi a livello proprio interpretativo dei dati che ha elencato lei? Nel senso, un italiano su quattro è, diciamo, apologetico, comunque dà la colpa alla donna, per quanto riguarda. Cosa ti, in Tu che com senso, cosa ti deve dimostrare questa? Stavo arrivando ai dati. Appunto, Cosa? appunto. No, era pure per giungere un attimo a un punto, per non dilungarci troppo. Ok, lei ha fatto il discorso sui dati anche sul trattamento dei media, giusto? Delle Sì. questioni inerenti allo stupro, quindi ha detto il caso Giornalismo, sì. genovese, il caso della maestra, esattamente. Se tu vedi la stessa, i media hanno lo stesso tipo di trattamento sensazionalistico nei confronti di tante altre situazioni. Se tu vedi, per esempio, noi parliamo di emergenza femminicidio. Emergenza violenza sulla donna. Quando tu vai a vedere i dati statistici e ho anche i grafici salvati sull'iPad, Vale, me lo vai a prendere per favore? No, Valerio, Chissà no. No, Valerio, quanto. ma sì, sono Valerio. Ho chiesto una cortesia. Se tu vai a vedere, l'Italia è il paese in Europa col più basso numero di femminicidi rispetto a Germania, rispetto a Finlandia, rispetto a Rispondere? Irlanda. Prego, Sì, prego, eh? Benedetta. Posso Benedetta? risponderti? Prego. Sì. Partendo da quello che hai detto tu all'inizio sul dato in Yeah. sé, che, non, che ovviamente non rileva nulla, c'è cioè un singolo dato, ovviamente non ci stiamo prendendo in giro, non è che io dico guarda, c'è questo dato, quindi la mia tesi è confermata. Ovviamente è inserito in un contesto in cui rilevano anche altre situazioni, non solo l'italiano su quattro, e questo è il primo punto, ma anche poi diverse altre cose che magari ne possiamo approfondire più tardi, prima ti voglio rispondere nel merito. E per quanto riguarda diciamo, la tua attenzione alle norme, è vero che tra norme e società civile c'è un rapporto dialettico, quindi tendenzialmente quando nella società ci sono dei movimenti diciamo, forti, allo stesso tempo l'impianto normativo tende ad adeguarsi, ma questo non significa nulla, cioè, appunto, essendo un rapporto dialettico, non vuol dire che mutato uno muta automaticamente l'altro, non vuol dire che c'è un impianto normativo diverso rispetto agli anni 60 e di conseguenza all'interno della società civile sono mutate determinate cose. Possiamo fare questo esempio allora riportandolo alla mafia. Anche la mafia è perseguita, anche la mafia dopo gli anni 90 è cominciata a diventare anche all'interno dell'opinione pubblica un problema sociale, anche la mafia a livello normativo è severamente perseguita. E anche la mafia, dopo appunto il caso Falcone e Borsellino e tutto quello che ne è derivato, è considerata in modo appunto orribile da parte diciamo, dell'opinione pubblica. Eppure questo non significa che non esista la cultura mafiosa, non significa che non esista più l'omertà, non significa che appunto un grandissimo ostacolo nella lotta alla mafia, ad esempio, è appunto la società civile stessa in alcuni contesti. Quindi sì, è vero, c'è un rapporto dialettico, ma appunto essendo dialettico non significa che mutato uno automaticamente è mutato l'altro, e questo sempre nel merito. E la cosa che Posso hai detto risponderti tu, subito a questo? Così un poi attimo, facciamo fammi doppia finire il risposta. discorso, cioè ti sto rispondendo cercando di tenere a No, mente quello che hai perché ho detto. paura poi di perdermeli, però ti lascio finire così ti rispondo una alla volta.
scusa, finisco subito. Anche la cosa che tu hai detto giustamente sul reato di stupro, che diventa un reato contro la persona, ci vogliamo ricordare che diventa un reato contro la persona nel 96? Io non so di che anno sei tu, io sono del 95. A livello di tempo storico, lo stupro è diventato reato contro la persona l'altro ieri. Questo cosa significa? Non è che in 25 anni improvvisamente è cambiata la concezione all'interno della società civile di quello che significa lo stupro. Tant'è vero che ancora oggi di cosa si parla, di come era vestita la ragazza, su cosa pongono l'accento i media. E sempre ricollegandomi ai media, io non parlo di sensazionalismo. Tra l'altro il discorso del femminicidio è un altro discorso, un'altra tematica, e in questo momento, se affrontiamo anche questa, stiamo qua fino a mezzanotte. Non parlo di appunto sensazionalismo, io parlo di narrazione tossica degli eventi che vengono dipinti, cioè come vengono trattati gli eventi, non quanto sono sensazionalisti, perché ovviamente i giornalisti devono vendere il giornale, quindi siamo d'accordo che i titoli e quello che scelgono di pubblicare deve attirare l'attenzione, ma è il modo che loro, diciamo, che i media in generale utilizzano quando si tratta di reati sessuali, cioè c'è una narrazione appunto che io definisco tossica, ma non solo io, quindi cosa? Porre l'attenzione sulla vittima. Io faccio sempre adesso l'esempio della ragazza di Torino, della maestra di Torino, quindi porre, per fare un esempio diciamo concreto e recente, per, insomma, perché ce ne sarebbero tanti altri, porre l'attenzione sul contenuto del video, porre l'attenzione sulla maestra, porre l'attenzione su utilizzando determinati termini per narrare questa cosa, quindi video hot, il fidanzato che fa vedere agli amici, il video hot, il video hard, il video porno, cioè sempre con questa narrativa quasi che vuole strizzare l'occhio a un erotismo, diciamo, cioè a qualcosa di erotico, quando invece di erotico non c'è nulla, cioè si tratta di un reato. E purtroppo questa narrativa incide tantissimo nella formazione della cultura, nella formazione di come qualcuno recepisce la notizia, posso di come fare tu una domanda interiorizzi la notizia, di come tu diciamo interiorizzi questo modo di vedere la notizia. Posso fare una domanda velocissima su questo? Io mi trovo più sulla linea del discorso sensazionalistico, cioè anche queste informazioni non sono altro che descrittive. Per aumentare l'interesse, non dico che sia giusto, per aumentare l'interesse del lettore. Cioè uno scrive, oddio, il video hot, no? Però succede anche a parti invertite, cioè qualunque sia la situazione, è chiaro che il giornalista cerca sempre di aggiungere particolari per rendere la notizia più interessante. Ma poi sa anche qualsiasi che delitto, con l'indicizzazione sì. Su internet ormai si scrivi hot, hard. Ma questo vale anche per qualsiasi anche delitto, per qualsiasi, per qualsiasi crimine, cioè c'è sempre la descrizione, ad esempio, la provenienza dell'omicida, la provenienza del criminale. Sì, 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 ma questo non è, diciamo, c'entra relativamente. Cioè, io vi sto dicendo che per quanto riguarda i reati sessuali ai danni delle donne, sì. Ci sono sempre le stesse strategie comunicative che sicuramente da un lato tendono a quello per i motivi che avete elencato voi, dall'altro continuano a rafforzare questo tipo di visione della cosa. E secondo me ma non tu parli si può proprio di termini, cioè dici il fatto che si utilizzino... è proprio la narrativa, cioè il modo in cui tu racconti la notizia. Però non ad è esempio, io ho letto una notizia, una notizia ieri di un calciatore che ha ricevuto del revenge porn e il tipo di impostazione era uguale. O anche quando è successo a Chris Evans, anzi ti dirò di più, molte volte quando succede agli uomini viene quasi presa sotto gamba la cosa. Poi tu potrai dirmi una notizia quasi comica, sì, se poi questo ovviamente qualcuno potrebbe dire è comunque frutto del patriarcato perché l'uomo deve essere duro, puro e quello che vuoi, però è successo a Chris Evans, è successo a Gue Pequeno, Johnny Depp per altri motivi, però insomma la narrazione a me non sembra diversa, questo dico io, Poi per carità. Posso? Certo. Allora,
Allora, per rispondere a tutto il discorso che voi hai detto, lei ha fatto un paragone con la mafia, però è fuorviante questo paragone, perché? Perché la mafia è un fenomeno associativo radicato per secoli in un territorio e non è un reato singolo. Lo stesso paragone tu lo puoi fare, per esempio, col contrabbando o col terrorismo. Non ci sono più le brigate rosse, noi abbiamo avuto decenni di terrorismo interno, che ad oggi non si vede più. Quello perché anche la coscienza sociale è mutata. Per quanto alla collocazione del bene giuridico, tu mi dici sì, solo nel 96, però è un mutamento sicuramente recente, ma devi guardare quella che è la prassi poi applicativa, perché alla fine, oltre che una questione ottica, il mutamento del bene giuridico non incide più di tanto, anche perché, cioè, qui ti dovrei fare dei discorsi tecnici di cui non frega cazzo a nessuno, ti dovrei parlare della teoria della pluriofensività, della seriazione del bene giuridico strumentale, bene giuridico finale, tutta una pippa dottrinale di cui non ce ne facciamo niente. La questione qual è? La questione è il trattamento che poi anche a livello mediatico, secondo me, si può vedere, che tu mi dici giustamente, però quando accadono determinate vicende, noi vediamo la maestra di Torino e questo qua, ma se tu vedi specularmente come vengono trattate le notizie anche in maniera sensazionalistica, nel caso, che ti posso dire, il professore ha un rapporto sessuale con l'alunna minore, l'ha stuprata, la professoressa ha un rapporto sessuale con l'alunno minore, no, cioè non si parla di Esatto, violenza. su questo siamo Perché, d'accordo. però perché, o anche, vedi quello che è successo 2 giorni fa, io mi ci sono avvelenata su Instagram, è stato prosciolto perché incapace di intendere e volere per totale vizio di mente, articolo 88 è una cosa che danno la volta ogni 1.000 anni, non l'hanno dato a Anna Maria Franzoni, per farti capire, l'uomo che ha ucciso la moglie. I giornali hanno scritto tutti, per far indignare la gente, assolto per delirio di gelosia, assolto per ge che non era vero. Cioè, hanno manipolato una notizia e in questo caso avrebbe incontrato una narrazione differente, non una narrazione che si indigna quando una donna viene uccisa e il suo carnefice rimane impunito, che non fa parte della cultura dello stupro, perché secondo la cultura dello stupro invece dovrebbe essere stata minimizzata. Invece i giornali volevano criticare e sottolineare il sensazionalismo di questa soluzione per gelosia che poi nei fatti non si è verificata e non è mai Però avvenuta. il femminicidio è un'altra cosa, per quello prima ti ho detto se E vogliamo no, affrontare però pure il tema scusami, del femminicidio, a tra me ogni l'altro volta vogliamo mi parlare di come... schiaffano. Possiamo No, parlare anche solo di violenza, però ogni volta a me schiaffano la fodina della piramide che ha le molestie, le chiacchiere da spogliatoio, cioè secondo la cultura dello stupro è tutto collegato, no? Il femminicidio è l'apice della sì, cultura dello stupro. ma... Se Lasciamo stare l'ultima notizia su cui non voglio entrare perché là poi ci sono altre tematiche, l'infermità di mente. Io non sono una giurista, non me ne intendo, non mi interessa parlare di questo. Però vogliamo parlare dei femminicidi avvenuti negli ultimi mesi. Il gigante buono, il raptus di follia, quello, quell'altro. Cioè, sì, nel senso è vero, uno punta al sensazionalismo della notizia, ma sempre una narrativa tossica, ma diciamo, perché la quella, ritroviamo. perché è quella che fa più like, poi nel 90% dei casi, soprattutto quando si parla di stupro, vai a vedere quali sono il Corriere de Rimini, Libero, che vabbè non è neanche qualificabile, e poi sempre in dipendenza dell'area politica, perché se come hai visto nel caso Genovesi, nel caso Genovese, scusami, c'era questa narrazione di lui superuomo, imprenditore, ricchissimo, bravissimo, che dovrà fermarsi per un po', nel caso di Pamela o comunque di quelle altre ragazze che sono state violentate da immigrati clandestini, era opposto, era immigrato, violenta, povera ragazzina, la distrugge, l'ammazza, la Sì, dilania, ma cioè c'era appunto una prospettiva una cosa non nega vittimologica l'altra. molto permeata, no, 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 invece la nega, perché Rubino, rispondere, aspetta un attimo. aspetti, posso rispondere nel merito un attimo di quello che hai detto fino adesso?
fammi finire e poi mi rispondi. Se tu mi dici c'è una cultura dello stupro, la cultura dello stupro è permeante ovunque, quindi lo stupro è giustificato. Non è che quando la notizia si deve vendere in un modo è giustificato, quando la notizia si deve vendere in un altro allora è condannato. È ovvio che il giornalista manipola o comunque infiocchetta la notizia allo scopo che gli è più utile. Fondamentalmente, vai, Benedetta. Quest'ultima cosa al volo ti dico: non è che se la destra o una certa parte politica strumentalizza una vicenda del genere, allora significa che non esiste la cultura dello stupro, perché se lo fa il nero, allora è un reato gravissimo, invece quando parlano dell'italiano ne parlano in un altro modo. Cioè, anzi, ancora peggio. Cioè, il fatto che se lo fa un immigrato è una tragedia, e se succede se lo fa un italiano è la narrativa di quello, del video, di quell'altro, insomma, scusate, mo mi sto un attimo infervorando. Cioè, non sostiene la tua tesi il fatto che la destra, i giornali di destra o comunque in generale l'opinione pubblica fomentata da una certa parte politica si indigna quando a commettere uno stupro è l'immigrato? Cioè, non è vera questa cosa. Tra l'altro, sul caso di Pamela in particolare, quanti commenti ho letto di gente che diceva vedi, questa a 18 anni da sola, questa era una tossica. Cioè, non è vero che si sono tutti indignati. Cioè, da un lato non è stato così. Comunque, nonostante ciò, c'è stata una colpevolizzazione della vittima. Poi, tornando a quello che hai detto all'inizio, insomma, della risposta che mi hai dato sulla mafia, mi sa che qua stiamo un attimo confondendo i piani, cioè non stiamo parlando del reato in sé, del singolo reato, quindi c'è la norma, quindi di conseguenza sul piano reale non ci sono altri elementi. Cioè, qua no, siamo cambiata la coscienza sociale. Non è, cioè, è quello che su cui non ci troviamo. Perché io vorrei la fare mafia una domanda non è. A Benedetta, quello, però, no, su un attimo, cosa. Fammi finire questo discorso, poi mi fai tutte le domande che vuoi. Prego. Il discorso non è la mafia è una cosa associativa, di conseguenza. No, la mafia è sicuramente quello che poi viene descritto nella normativa, quello che conosciamo tutti. Ma allo stesso tempo, è inserita in un, esatto, è una associazione, lo sappiamo tutti. Lo stupro, però, no, cioè se voglio violentare qualcuno. Sì, ma fammi finire di parlare un attimo, se no poi non riusciamo a confrontarci. Cioè, è il fenomeno associativo, cioè quindi la fattispecie che poi viene sussunta dalla normativa, non è semplicemente questo, cioè questo è da un punto di vista prettamente normativo, cioè quindi del giurista che guarda la norma, ma questi fenomeni sono inseriti in un contesto culturale che li alimentano, in un contesto culturale che protegge, in un contesto culturale che al cui interno queste realtà hanno, diciamo, capacità, modo di esistere. Cioè, è questo che sto dicendo. Quando stiamo parlando dello stupro come reato, cioè lo stupro descritto all'interno della norma, qua stiamo parlando del reato in sé. Io non sto dicendo che tutti gli uomini siano stupratori, assolutamente. Grazie. No. Sto dicendo che questo tipo di reato è inserito in un contesto sociale che sì, lo giustifica, che sì. No, ovviamente non sto dicendo tutti, cioè, adesso non fraintendetemi, non è che sto dicendo tutti giustificano lo stupro, aiuto, sto dicendo che è inserito in un contesto in cui purtroppo non rileva solo il fatto ultimo dello stupro, quella è l'ultima fase, tra virgolette, rileva tutto quello che c'è intorno, la narrazione, il modo in cui le persone, l'opinione pubblica vedono quello che succede, il modo in cui lo interpretano, il modo in cui tu assimili quello che vedi, il modo in cui tu, tra virgolette, vedi anche la vittima. Cioè, questo è importantissimo. Tra l'altro, sulla questione normativa potremmo aprire un capitolo infinito, perché la norma come viene applicata, come vengono tutelate le vittime di violenza. Cioè, io tra l'altro sono una ragazza che ha sporto denuncia quando avevo 16 anni, quindi io ci sono passata nei tribunali. Come sono stata tutelata?
perché le donne che hanno denunciato il 36% secondo i dati Istat si lamentano di come sono state trattate, tra virgolette, di come la polizia, le forze dell'ordine hanno gestito la questione, perché nei tribunali le donne ancora si sentono dire determinate cose, neanche in sede di dibattito a livello di processo, proprio anche in sede privata, come le donne vengono trattate nel momento in cui sporgono una denuncia. Perché c'è ancora un giudizio, cioè perché la donna ancora si deve sentire colpevole? Perché la donna deve avere paura di denunciare? Ci vogliamo guardare come è stata applicata la norma? Perché poi c'è la giurisprudenza, che è appunto l'impianto normativo, e poi c'è l'impianto anche applicativo. Quindi stiamo parlando di come i giudici applicano... Io adesso non sono tecnica, però ci sono anche dei giudici che applicano le norme. Comunque, ci sono delle sentenze della Cassazione. Significhi... Se dobbiamo parlare per dati aneddotici, tu mi dici io ho 16 anni, ho denunciato e non è successo nulla, io ti posso dire. Io ti ho fatto un esempio personale che poi ho riportato in generale ad un'analisi più ampia del dato, che comunque il 100% delle donne. Scusate un attimo, ma questo dato, no? Scusate un attimo, questo dato, no? Che cosa dice nello specifico? Perché trovarsi male può voler dire tutto in tribunale. Allora, quello che rileva in questa indagine dell'Istat, delle donne che hanno denunciato, si lamentano in particolare, poi ovviamente ci sono diverse critiche, tra virgolette, soprattutto il fatto di non essere prese sul serio, questo in particolar modo, diciamo, è quello che rileva in questo dato. Ovviamente non possiamo parlare con ogni donna che appunto rientra in quel grande numero, però in generale esiste questo problema, è un problema che è stato messo in risalto in tantissime occasioni ed è anche suffragato da dei dati. Quindi quello che sto dicendo non è la norma, è come viene applicata la norma, perché ci sono delle sentenze della Cassazione anche più recenti del 96 che in alcuni casi addirittura depenalizzano in qualche modo il reato stesso, perché c'erano delle circostanze, diciamo, giudicate dal giudice in questione che facevano decadere determinate questioni. Quindi non è vero, cioè non possiamo basare la norma in sé, bisogna vedere tutto bisogna vedere. Finisco subito. Ricordiamoci che non esiste un rapporto statico. Mi sembra che il tuo discorso, anche da adesso di quello che mi hai detto, ma anche dal tweet che hai fatto, che sicuramente è riduttivo rispetto a quello che è il tuo pensiero. Ma cosa diceva questo tweet, Benedetta, che io non lo so, non sono informato. No, falla finire, ti prego, perché sennò io non posso rispondere mai. Non parlo più, non dico più niente. Mi sembra che la cosa che ti critico, cioè non solo, non è una cosa, però la questione principale, mi sembra che tu analizzi questo fenomeno in modo molto statico. Cioè, come dicevi pure nel tweet, molti ti dico, non so chi me l'ha chiesto, cioè, Rubino, che il requisito per la sussistenza della cultura dello stupro è anche un impianto normativo che tolleri o giustifichi tale pratica, sono curiosa di sentire su quali argomenti fondi questa credenza, che vabbè, ripetiamo, non è una credenza. Non è una legge, che vuol dire? Non è una credenza, però non è una legge. La credenza è Babbo Natale. La cultura dello stupro è una teoria sociologica. La credenza è quella che trovi da Ikea. Ce ne sono tante, però allora se tu ti vuoi staccare, a parte che secondo me quello che hai detto in merito alla giurisprudenza è molto generico e lo potrei smontare, ma non voglio essere attaccata esclusivamente al dato normativo e al dato giurisprudenziale, che ti assicuro non è questo. Se tu la vedi anche da un punto di vista sociologico, tu mi dici, e quindi c'è una cultura, e la violenza contro le donne in generale è un fenomeno culturale che viene influenzato. E al che io ti chiedo, e all'interno di questo è stato anche detto che lo stupro quindi non è una questione di potere, giusto? Cioè lo stupro non è una manifestazione di un reato sessuale in quanto espressione di una libidine violenta, ma è una manifestazione di potere. Questo però non l'ho detto io. No, però tu sei d'accordo, sì o no? Questo è un discorso che andrebbe un po' sviscerato, cioè non si può dire sì, no. Va bene, però fa parte della cultura, fa parte di tutta la cultura dello studio. Sicuramente questo è un atto di sopraffazione che può indicare anche una, come dire,
cioè dipende pure dai casi, però sì, si può analizzare anche in questo senso. Ti metto davanti un altro lato e ti faccio una domanda. Se lo stupro è inserito in un contesto culturale che lo influenza, legittimandolo o addirittura incoraggiandolo, com'è possibile, e contesto culturale che poi abbracciano tutte le forme di violenza, com'è possibile che dal 2006 al 2014 noi abbiamo avuto un calo di tutti i reati, violenza fisica, violenza sessuale intesa largo spettro, quindi come le molestie, ma non dello stupro? Cioè dal 2014 sono calati tutti i reati di violenza fisica e di molestie, tranne lo stupro, proprio come è l'unico che è rimasto costante dal 2006 al 2014. Questo io come lo interpreto? Lo interpreto nel senso che lo stupro non è espressione di una cultura, non è influenzato sulla cultura quanto possono essere influenzati invece fenomeni come quello della violenza domestica, quindi l'atteggiamento del padre padrone, della sopraffazione, della potestà, no? Dell'uomo sulla donna, quindi torno a casa e te meno. Lo stupro però rimane uguale, cioè non si è sposta di un millimetro questo dato, non diminuiscono e non aumentano. Perché? Perché è un'espressione, secondo me, di una mentalità criminale. Inoltre, io perché critico la cultura dello stupro? Perché il ragionamento della cultura dello stupro va a legittimare lo stupratore, va a dire no, non è lui che è un criminale che sceglie coscientemente di stuprare, ma è cresciuto in una cultura che gli ha inculcato la legittimità di questo fenomeno. Greve. Che gli ha fatto percepire che non fosse antigiuridico, che fosse una cosa normale, come la storia dell'immigrato che poverino 6 mesi fa arriva e si mangia il gatto, scusami, finisco poi mi rispondi, e tu dici sì, però al paese suo si mangiano i gatti, quindi no, lo giustifichi rispetto a come non giustifichi. Lo stupro è un atto aberrante, criminale, di un individuo criminale che coscientemente sceglie di delinquere e violentare una donna. Non è la manifestazione di una cultura perché lui è cresciuto, se no tu vai, uno, a giustificare gli stupratori, due, a scoraggiare le vittime, perché noi abbiamo inserito ormai le donne in questa retorica per cui, e se denunci delle ridono in faccia, se vai in tribunale non te cagano, e se chiedi aiuto nessuno ti darà una mano. E certo, così la crei, non è che l'alimenti, così la crei tu una cultura dello stupro, perché io vittima capisco che tanto non me, dove mi giro solo in una cultura in cui questa cosa è normale, è legittimata, è incoraggiata, la legge non mi aiuta, la giurisprudenza non mi aiuta, la polizia non mi aiuta. Il mio stupratore è legittimato perché figlio di questa cultura, è core mio. Posso rispondere? Sì, ok. È questo il problema, cioè mi sembra sempre un ragionamento molto statico il tuo. Allora, se noi diciamo che esiste una cultura dello stupro, allora stiamo giustificando lo stupratore perché poverino è figlio di questa cultura. No, cioè è proprio il contrario, cioè denunciare, cioè combattere un certo tipo di cultura significa anche combattere poi quello che è, diciamo, la conclusione, la parte finale di questa cultura, che è l'atto in sé. Cioè a me sembra che stiamo rimanendo molto fermi sul discorso dell'atto criminoso in sé, cioè io penso che è proprio sbagliato il ragionamento che invece, come dici tu, cioè l'individuo che un giorno si sveglia e stupra una donna, cioè pure questo comunque è un discorso un po' statico, cioè l'individuo è inserito in un contesto sociale e culturale che non lo giustifica, cioè nessuno dice che è giustificato. Le donne, le attiviste, le femministe che denunciano la cultura dello stupro lo fanno proprio in questo senso, cioè cosa ti dice? Che lo stupratore non è malato, è figlio sano del patriarcato, che è un po' uno slogan che nelle manifestazioni femministe si sente spesso. Bella stronzata. Vabbè, fatemi finire, non è che è lo slogan che mi sono inventata io. No, è mica erano offese a te. No, cioè, io guarda, che cosa voglio... ti sta dicendo? Se posso, se non posso è che... se... dire che... No, fatemi finire questa cosa e poi parlate. Cioè, dire che è l'individuo che è malato, dire che è l'individuo che è, oddio, questo è un deviato, quando invece di fronte ci abbiamo una serie di comportamenti all'interno della società che vanno verso quel tipo di atteggiamento, che vanno verso quel tipo, allora io vorrei dire una parola. Se posso vorrei dire una frase nella mia trasmissione, visto che sono passati 50 minuti, se posso. Allora, io credo che lo stupro sia molto più vicino ad un furto, nel senso di configurazione, a un atto criminoso di quel tipo, un omicidio, ok? Invece un reato
che può essere frutto della società è ad esempio l'abuso, come diceva anche Francesca, in famiglia, ok? Perché? Perché l'uomo si sente giustificato dalla società in modo da essere messo come uomo che porta i soldi a casa, che è il padrone della famiglia, quindi la donna è di mia proprietà, allora abuso di quella mia, diciamo, invece di quel mio posto di potere. Nello stupro c'è un atto criminoso al pari di un omicidio, quindi una persona o inferma mentalmente o una persona che si fa governare dall'istinto perché non è in grado di frenarla o una condizione non lo so, allucinante di qualsiasi tipo. Non è che lo stupratore pensa la società mi giustificherà in quest'atto, anzi lo fa, secondo me lo fa consapevole di essere una merda, come ad esempio un pedofilo, salvo casi di psicopatia, perché appunto non hai nessun tipo di empatia in quel caso, però lo fa avendone paura e nascondendo quel gesto, ok? Invece ma in passato... Ma che cosa stai pensando, che Genovese mandava le foto delle ragazze che stuprava nei gruppi d'amici sua? Ma che state dicendo, ragazzi? Ma cosa dite? Che stuprava, poi aspetta, che stuprava? Benedetta, scusami, ma... Sì, ragazzi, faceva... Cioè, questo è un esempio, ma ci sono tantissimi casi in cui... Quello invece è un discorso diverso. Molti stupratori si vantavano con altra gente di quello che facevano. Ma allora lì bisogna vedere, cioè, se c'è una... Ma di cosa stiamo parlando, Benedetta, ragazzi? Ma veramente? Allora, innanzitutto lì, secondo me, è un discorso simile, perché c'è la componente del potere. Cioè, quella è una manifestazione del suo potere, non tanto dello stupro. Anche nell'atto dello stupro c'è una manifestazione di un potere, di una superiorità. Ma non è sociale. Non è sociale, capito? Stiamo parlando di un contesto totalmente a sé, esatto, e sbalato nel mondo moderno, perché è un contesto in cui, a dire delle persone che sono state a queste feste, tu entravi e c'erano le ciotole di cocaina sui tavoli, nel buffet. Adesso io, persona normale, se entro a una festa e vedo delle ciotole di cocaina sul tavolo, io chiamo la polizia, e là nessuno ha mai chiamato la polizia, scusatemi, e quindi vuol dire che parliamo di un contesto, ma dire che lo stupratore si vergogna, allora fermi un attimo, sennò c'è un casino. Devo dire una cosa a Benedetta. Vabbè, scusami, se tu conosci però qualcuno che va in giro, salve, io sono uno stupratore, però violento le persone, vantandosene, io non l'ho mai sentita. Allora, abbiamo zittito le donne e ora possiamo parlare. Vabbè, no, un attimo ragazze, perché sennò veramente è un delirio. Non riusciamo a parlare. Allora, adesso lascio la parola a Rubino. Volevo semplicemente dire, un secondo solo, che il mio discorso non ha nulla a che vedere con quello che hai fatto tu, che è un caso specifico di persone in un ambiente malsano di potere che al massimo può equiparare a Weinstein. Ok, che può equiparare ad alcune cose, ad esempio, successe ad Arcore. Quelle sono manifestazioni di potere che quindi hanno una connotazione anche sociale. Lo stupratore medio, chiamiamolo così, ha un'azione che è data dal suo istinto, anche criminale, appunto, che non è giustificata dalla società. Ok? Quindi questo ti sto dicendo. La differenza, secondo me, è che un reato come quello dello stupro non è giustificato dalla società, mentre altri comportamenti che soprattutto in passato avvenivano in Italia, sì, tipo, come ha detto Francesca giustamente, tutto quello che avveniva tra le mura domestiche. A donna mia, quindi sta buona, deve star zitta perché sono io che porto i soldi. E infatti la situazione di potere torna in entrambi i casi. Genovese si sentiva talmente potente da rivendicare questa cosa. L'uomo del passato si sentiva talmente potente da rivendicare la sua prepotenza in casa. Ho finito. Io avrei due domande da fare. Allora, la prima è un dubbio che ho da mezz'ora sul paragone tra cultura dello stupro e cultura omertosa di stampo mafioso. La cultura omertosa di stampo mafioso a me sembra una cultura molto circoscritta ad ambienti che soffrono di quel determinato problema, cioè la mafia. E tra l'altro è l'omertà è un sentimento, è un qualcosa altamente criticato da tutti, da qualsiasi persona dotata di raziocinio, ok? Allo stesso modo, questo genovese che manda le sue foto ai suoi amici, io vorrei trovare una persona sana di mente che non dica questo è una merda. Io penso poi che... Hai visto come se la storia genovese, come se sta evolvendo? Io l'ho visto oggi in live, per questo io... Cioè, so alcune cose, comunque... Vabbè, implicare che esista una cultura dello stupro significherebbe dire che una persona come Genovese, se condannata fattualmente di stupro, verrebbe comunque da una grossa fetta di popolazione, non da un branco di imbecilli, scusato.
cosa che mi sembra un italiano su quattro mai. Non è abbastanza? Come? Un italiano su quattro non è abbastanza, non è una fetta di popolazione abbastanza ampia. Ma in realtà tu prima hai detto 40%, poi uno su quattro, io non ho capito qual è la vera stima. Ma sai, Benedetta, io oggi stavo vedendo un servizio, no? Di una ragazza, di una modella, che tu mi hai parlato di ste feste, del genovese, eccetera, eccetera. Questa modella dichiara che tante ragazze che vanno a determinate feste già vanno e sanno quello che fanno, capito? Mi hai capito? Sanno quello che fanno proprio apposta. Questa modella dichiara che sanno pur, cioè sono abbagliate dal potere, dalla gente che sta là e quindi ci vanno proprio apposta, no? E quindi? Vabbè, no, lo stupro vabbè, non è correlato. Non sto giustificando. No, certo. Quello che volevo dire io. Questa mi sembra una minchiata. Quello che volevo dire io però è un'altra cosa. Era che secondo me l'atteggiamento di Genovese del vantarsi delle sue prodezze criminali con altri è l'atteggiamento riconducibile ad un uomo disturbato, ma non disturbato in quanto stupratore, disturbato in quanto era uno che, ripeto, con 150 persone in casa metteva le ciotole di cocaina sul tavolo, quindi si sentiva impunito, si sentiva un dio, si sentiva inattaccabile. Esatto. È un personaggio specifico. Se noi vogliamo parlare della percezione culturale dello stupro, ragazzi, ma in carcere i detenuti che stanno dentro per reati sessuali vengono violentati dagli altri detenuti. Sì, devono separare. Poi vorrei capire questa cosa dell'uno su quattro, no? Perché non mi torna. Sezioni carcerali separate, perché gli altri detenuti che sono criminali anche loro li schifano. Cioè, questa è la percezione dell'uno su quattro. Allora, l'uno su quattro dice che possono prevenire la violenza le donne, che possono prevenire la violenza sessuale. Quindi non è giustificare lo stupro. Cosa c'entra con la giustizia? È una cosa diversa. Questo sarebbe il 25%. Già è una cosa diversa. Sì, vabbè, comunque sempre l'attamo, no, legato. Allora dire giustifica, no, giustifica aspetta, quello però, che succede. Giustificare dicendo una cosa, se io dico poteva prevenire lo stupro non, cioè, è giustificare, se io dico non ho fatto abbastanza, è comunque un pensiero sbagliato, certo che è sbagliato, però comunque, se io faccio un'analisi e dico Dudubbi, se va in giro Dudubbi donna, ok, Simona Santoro, se va in giro vestita in bikini alle 4 del mattino nel peggior quartiere di Caracas, correrà più rischi. È una giustificazione? No, significa che sai cosa significa stare al mondo. Esatto. Cioè, ma anche io non vado in giro con le collane d'oro, a parte non che non ho i soldi. Se l'è cercata. No, questa è una cretinata, anche secondo me, che non devo No, aspetta, io non sto dicendo che non è una giustificazione. Non sto dicendo che sia giusto. È prendere atto che esistono delle realtà. Esatto. Di sai merda, che lì non ci no, allora io dico un'altra cosa. Sai, anche se fosse una giustificazione, io no, arrivo a dirti: puoi fare quello che vuoi. Ovviamente, in una società ideale, idilliaca, dovrebbe permettere a tutti di fare il cazzo che vogliono senza intaccare la libertà degli altri. Il punto, però, è una cosa: è forse corri più rischi se. Un'altra cosa è, no, vai in giro così, ti meriti. Ecco, questo voglio dire. No, io però ti voglio dire un'altra cosa. Ti dico, anche nel caso in cui tu mi portassi il dato che una persona su quattro ha dichiarato che giustifica lo stupro, io ti chiederei che età aveva questo campione di popolazione, da dove proveniva, in che contesto sociale viveva, perché è normale che se tu fai una divisione, quello che la risposta che ti do io non è la risposta che ti dà mia nonna che ha 85 anni e si è sposata a 15 e pensa che se ti siedi sul water dove è stato un uomo rimani incinta, cioè capisci che noi siamo un paese anche... Italia. Non è vero che sono gli anziani o le persone che... io ti sto dicendo altre cose, io ti sto dicendo... ...attaggiati che pensano queste cose, cioè... Che siamo in un paese anche... No, è come... Siamo in un paese anche molto, molto anziano, con delle fasce sociali distribuite, i sociologi dovrebbero confermarla questa cosa, è come se tu mi parli di omofobia. Ad oggi, se tu prendi un campione di persone giovani della nostra generazione, o anche la generazione successiva alla nostra, e gli chiedi... Secondo te l'omosessualità è una malattia? Penso meno dell'1% ti risponderà di sì. Se applichi, se fai questa domanda a un campione più omogeneo di popolazione, comprendendo il signore di 85 anni di Caltanissetta,
ovviamente il dato cambia. Guarda, io ho studiato statistica e fondamentalmente queste indagini vengono fatte con un metodo scientifico, non è che prendono il campione dei vecchi che vivono a Caltanissetta e... No, 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 io sto dicendo che hanno preso solo i vecchi di Caltanissetta, io sto dicendo che hanno preso tutti. Le classi sociali. Vabbè, io ti sto dicendo che hanno preso vengono tutti. Fatti campionamenti a livello di indagini statistiche, cioè, quindi però nel senso, tra i campionamenti dell'Istat non si può stare, anche non, dire... si può, non si può mettere in dubbio anche come vengono fatte le indagini statistiche dall'Istituto no, Nazionale. Non ti metto in dubbio, cioè, come vengono fatte. No, però cioè, dovrebbe essere chiaro su chi sono state fatte, però dovrebbe essere reso noto esatto, su chi sono state come fatte. Sono state fatte e come vengono lette, anche perché se tu per vedere l'indagine Istat sulla violenza ti scarichi tutto il protocollo, ti dicono che quando loro parlano di violenza domestica, le domande che hanno fatto, loro hanno telefonato varie donne, domande, ti dice una donna su quattro è vittima di violenza domestica, tra le violenze domestiche loro hanno chiesto, tuo marito critica il tuo modo di vestire o critica il tuo modo di cucinare? E quella era una delle varie domande, quindi capirai anche tu che il dato devi leggerlo. Devi capire da cosa è formato e devi anche applicarlo in un discorso, come ti ho detto all'inizio, e torno alla prima cosa che ti ho detto. Se io ti prendo il dato della popolazione carceraria, ti dico questo è un paese misantropo, misantropo in generale, comunque è un paese fortemente indirizzato misandrico. Contro gli uomini, perché misantropo, noi abbiamo... Misandrico, sono due misandrico. Misandrico, misandrico. No, infatti mi sono corretta da sola, ho detto misantropo no perché è generale, ho detto un paese misandrico dove gli uomini vengono colpiti più delle donne e sono incarcerati in proporzioni abnormi rispetto alle donne, e lo devi leggere il dato, devi contestualizzare. Sì, infatti questi dati poi vengono contestualizzati in tutto quel sistema sociale che, di cui abbiamo parlato fino adesso. Ma non potrebbero essere anche contestualizzati per un bias, perché si vuol provare siamo che esista. Siamo tutti deviati, cioè abbiamo tutti il bias no, contro i maschi. Però se tutti gli altri possono avere il bias, è onesto anche pensare io che... Io non ho mai parlato di bias, primis, ho mai nominato no? questa parola stasera, ho mai detto che... Io no, sicuro. È un'obiezione che sto facendo io, non è possibile che qualche studio sia deviato da bias, specie in ambito universitario? No, secondo me non è lo studio a essere deviato, secondo me è l'interpretazione dello studio che è erronea, te lo ripeto, no, se io certo, ti porto perché... i dati della popolazione carceraria, quelli sono veri, ma se no, io ti no, dico sulla certo, base ci di sono quei dei dati veri che è un paese misandrico, no? Ci sono dei dati veri che vengono interpretati con bias, succede tutti i giorni, perché in questo caso non potrebbe mai essere? Vabbè, è ovvio, secondo me è come ma il dato se lo supero la popolazione carceraria è fuorviante, perché comunque stiamo parlando di... A livello proprio numerico della minoranza, della minoranza, della minoranza, qua stiamo parlando di un fenomeno molto più basso della popolazione carceraria maschile, regà. Cioè qua stiamo parlando di una cultura che è diffusa all'interno della società sulle donne, cioè in generale che siamo tipo la metà, siamo qualche milione in più da popolazione carceraria, mi risulta. Cioè stiamo facendo degli esempi un po' fuorvianti. No, a me fuorviante sembrava dire che uno però su quattro dire che uno su quattro dice che la donna abbia una responsabilità minima e accostarlo all'esistenza della cultura dello stupro per me è una mistificazione. Mi sembra che il mio discorso era basato su il dato dice questo, quindi esiste la cultura dello stupro. Quello è il discorso che fa Francesca, esiste la normativa, quindi la cultura dello stupro non esiste. Cioè, io mi sembra che ho fatto un discorso molto articolato, ho parlato dei media, ho parlato di come poi vengono interpretate le sentenze, ho parlato di come è impossibile stato il sistema giudiziario, di come le donne vengono tutelate o meno all'interno di questo sistema, poi dati sulla popolazione civile, esiste una dose, una dose di maschilismo. Non facciamo il riduzionismo, ti ho detto che uno su quattro dice questo, quindi esiste la cultura dello stupro. Cioè, a me mi sembra di aver fatto un discorso molto articolato. Il tuo discorso, a me, quindi non facciamo riduzionismo. Poi sul bias, ragazzi, cioè, allora... Vabbè, scusate, però non è possibile. Un attimo, grazie in sala. Il tuo discorso mi sembra che abbia messo alla luce il fatto che esista un'elevata ancora dose di disparità di trattamento per quanto riguarda tematiche maschili o femminili. Da qui, ripeto, ad arrivare ad ammettere l'esistenza della cultura dello stupro, ancora non mi hai convinto. Sarà, cioè, poi per il resto, scialla. Solo questo volevo dire. Perfetto. Potete riattivare... No, io penso che... Cioè, condivido quello che ha detto Simone, nel senso che ci sia ancora una disparità su questo,
una mentalità diversa, non una disparità sullo stupro, chiaro, mi sa che devi riattivare Fra, ok. Sono tutte e due reattive. Che ci sia una disparità su questo è ovvio, però la cultura dello stupro, cioè una giustificazione di questi atti, secondo me no. Questa è... Cioè, ci sono ancora problemi in relazione a questo? Facciamo un'altra indagine. Ci sono dei problemi in relazione al fatto che c'è una cultura ancora parzialmente patriarcale che cerca di imporsi anche sul vestiario della donna, sulla colpevolizzazione della donna. Io su questo sono d'accordo. Però da qui a dire gli uomini giustificano gli stupratori, per me la società dove, passa la società, perché molte donne giustificano lo stupro, dove io in questo dibattito, va bene, la società, la società, ci siamo corretti, ci siamo corretti, la società giustifica lo stupro, per me no, assolutamente. Parte, secondo me sono dei grossa parte dell'opinione pubblica giustifica lo stupro, esatto, sul discorso dell'opinione pubblica in realtà ti abbiamo risposto e succede a parte invertita allo stesso modo, è un discorso sensazionalistico che sta crescendo tra l'altro con il giornalismo da web, che non ha nulla a che vedere con questa cosa qui. Avviene in qualsiasi contesto e con qualsiasi vittima. Esatto, è solo per vendere alla fine. Posso? Prego, la verità. No, allora io in conclusione volevo rispondere. L'ultima cosa ha detto Benedetta, ha detto che ho fatto un discorso articolato. Ho fatto un discorso articolato, se lo vuoi definire tale, però citando i dati generalissimi. Due, un po' arraffazzonato qua là, sul quale ti è stato risposto e alle cui obiezioni tu non hai dato ulteriore risposta. A cos'è che non ho risposto? Ma ti dico... A cos'è che non ho risposto? Allora, cosa è la mafia? Ti ho risposto e l'ho smontata. Cosa dei media? Ti ho risposto non me la veramente, a me mi risulta il contrario. Cioè, veramente mi risulta il contrario. Ma cosa ti ho detto? Secondo me... la questione dei media, uno la rivedi allo stesso posto in maniera speculare quando accadono fatti di violenza contro gli uomini, soprattutto minori. Rivedi questo sensazionalismo che va anche a rincorrere, secondo me, la teoria facciamo indignare le donne su uomo assolto perché malato di gelosia e cose del genere, è una questione che secondo me è legata al clickbait che vogliono fare i giornali. No. Andando avanti, hai citato 1400 volte la questione dell'Istat, ti ho detto sì, io non ti metto neanche in dubbio il teo dato, ti dico che però lo sai, lo puoi interpretare in diversi modi. Ti ho fatto tre volte l'esempio della popolazione carceraria, tu metti ma la popolazione carceraria è di meno, che vuol dire che è di meno? Però è un dato che sta paragonando due cose che non c'entrano un cazzo l'una con l'altra, anche a livello di appunto campioni, cioè di cosa stiamo parlando? Vogliamo fare l'analisi di piccoli gruppi, cioè che discorso è? Questo è un discorso generale, cioè di massa, la popolazione carceraria, di cosa stiamo parlando? Austro-Ungarico. Te ne faccio altri 10. Il punto è che il dato di per sé, per quanto possa essere corretto, può essere interpretato in diversi modi. Tu offri un'unica via di interpretazione sacra e vera come quella del Vangelo. Elementi che supportano questa teoria, cioè che supportano... Ma ogni elemento... Scusami, cioè, questa è una vedizia... Lo stupro è illegale, quindi la società si è evoluta, quindi lo stupro è carico dell'individuo come l'omicidio, sai, che un giorno si sveglia... Stai veramente sminuendo e mistificando tutto quello che ho detto. Io sto dicendo che secondo me tu fai un ragionamento molto statico. Io ti ho detto, ma io ti ho parlato dell'influsso culturale, ti ho parlato delle statistiche della diminuzione dei fatti, non della normativa, dei fatti. Ti ho parlato del perché, secondo me, deleterio. Perché uno giustifichi gli stupratori inserendo in un contesto culturale che comunque è illegittima. Due, scoraggi le vittime. E io penso, e questo lo dico a conclusione, perché poi ho finito di parlare in generale, che se noi continuiamo ad alimentare questa narrativa e a dire alle donne che vivono in una cultura dove tutti vogliono stuprare, dove nessuno le aiuterà, dove lo stupro è giustificato, è incoraggiato, e tanto la legge non c'è, la polizia non c'è, lo Stato non c'è, noi stiamo creando una generazione dannata. Questa è un'esasperazione, questa è un'esasperazione, scusate, rispondo pure. Sì, no, facciamo così, rispondi tu, rispondi a Benedetta. Oh. Rispondi, poi il dibattito sarà ufficialmente concluso, faremo il poll con la chat, tiriamo un po' noi le nostre somme, diciamo la nostra, e poi ci salutiamo. Prego. Sì. Ok, volevo dire, questa è un'esasperazione scorretta di tutto quello che è stato detto fino adesso, cioè la questione di denunciare un determinato tipo di cultura all'interno della società non è dire tutti ti vogliono stuprare, tutti i maschi sono cattivi, cioè questa è una retorica
che è fatta apposta per sminuire questo tipo di denuncia. Cioè non è possibile che uno fa una denuncia sociale e si sente rispondere allora tutti i maschi sono stupratori e allora lo Stato non esiste. Noi diciamo che c'è un problema, che c'è un problema nel, sia a livello culturale sia poi nella tutela effettiva delle vittime di violenza. Nessuno dice non denunciate, anzi penso che sia proprio il contrario, tanto è vero, io non ho detto questo, ho detto che tu non puoi, però tu hai parlato, quindi ora puoi parlare me, ti sto dicendo tu non puoi prendere ad esempio per giustificare ciò che hai detto che c'è la norma e quindi di conseguenza nella società non ci sono determinati, diciamo, determinati elementi che poi portano a un substrato culturale che giustifica lo stupro. Cioè questo non lo puoi dire perché è un discorso statico, le due cose sono in rapporto sempre dialettico. Di conseguenza, cioè, quello che stai facendo tu secondo me è un'esasperazione scorretta di quello che ho detto io. Cioè, nessuno dice non denunciare, anzi, proprio quello, cioè, mentre uno denuncia questo genere di cultura, poi si fa, cioè, si fa in modo che le donne denuncino, si fa in modo che poi tutto il substrato culturale e anche le istituzioni, anche poi la realtà giudiziaria si adegui alla tutela della donna, cioè, per questo si esalta un determinato tipo di tematica, per aiutare le donne vittime di violenza. Cioè non è vero che questo tipo di battaglia ha portato le donne a essere ancora più timorose, tant'è vero che negli ultimi anni la percentuale di donne che denunciate è alzata, per fortuna. Semplicemente si lotta per cercare di rendere il percorso di queste persone, diciamo, un percorso più semplice, cioè che non sia ostacolato da dinamiche culturali tossiche, cioè questo. Ma perché non denunciavano secondo te le donne, secondo Benedetta? Scusami la domanda. Ci sono a parte che le donne non denunciano, cioè perché non secondo denunciavano, te? Non denunciano. Perché secondo te? Perché è colpa delle femministe che le terrorizzano sulla realtà giudiziaria a cui andranno incontro. Beh, no, io ho conosciuto una ragazza che mi sta chiedendo, cioè, scusami Benedetta, non lo so. Buonanotte Arzecchi. Le donne non denunciano per tanti motivi, per paura, per pressioni, per vergogna, per paura di non essere credute. Ma posso dire una cosa, per favore? Allora, ti stavo chiedendo, no? Io ho conosciuto una ragazza che purtroppo ha avuto questo problema. Lo sai perché non ha denunciato? Per le ripercussioni, sia per la vergogna e sia per le ripercussioni psicologiche che ha avuto. E anche perché la persona che ha fatto questo gesto, diciamo che è un uomo di potere. Ci possono stare tanti motivi, secondo me, perché una ragazza non denuncia. Dobbiamo vederli, analizzare. Cioè questo comunque, no, è grave che lei non abbia denunciato. All'inizio questo non ha denunciato. Ti spiego come, non posso fare il nome perché sennò poi vabbè, no, certo che no. All'inizio non ha denunciato perché è stata molto molto male, ve lo dico, perché è una mia amica. E poi però si è fatta forza perché ha visto che siccome questo uomo ha avuto altre esperienze ha raccontato anche, è andata avanti comunque, però lei stava molto frenata psicologicamente, era davvero morta. Io non ho mai visto, penso, una persona così in tanti anni. Io penso sia anche normale che appena subisci una violenza stai scossa, però ovviamente bisognerebbe incitare queste persone magari anche confuse e traumatizzate a denunciare e a cercare giustizia. Quello sì, però Simone, dico per certo che da come me l'ha raccontato lei non è come bloccata, non so come certo, spiegate. Cioè, dopo 5 anni lei va avanti, è andata avanti, però c'è sempre quella paura, quelle cose, e me ne sono accorto pure perché un mio amico gli ha detto: senti, ma posso, allora ci vediamo a casa tua, ci facciamo, no, ma il mio ragazzo non c'è, capito? Non si sente più sicura di quello che c'è intorno. Questo è un trauma grave, un retaggio patriarcale orrendo. Ma non solo, secondo me è anche un discorso legato al trauma. Anche un trauma psicologico, cioè, per carità. Magari anche, non lo so, un ragazzino abusato
cioè, da un prete, che cazzo, non so, la butto lì, potrebbe avere lo stesso tipo di ripercussione. Penso sia proprio un discorso umano di bullismo, anche di bullismo, sì, sì, tante tematiche, cioè che è un trauma talmente forte che non ti vergogni quasi, no? Questa è devi, la cultura sempre tutti. Del trauma, insomma. No, vabbè, devi vedere sempre tutto quello che c'è intorno, se la donna non denuncia. Comunque, diamo, facciamo finire Benedetta, perché l'abbiamo interrotta, sì, scusami, e facciamo Benedetta. Il poll in chat. Niente, regà, cioè io quello che dovevo dire l'ho detto, cioè, l'unica cosa che mi dispiace è, a parte che i mediatori non sono stati molto mediatori, diciamo, concordo, potevo aspettarmelo, e, cioè mi sono ritrovata tra virgolette in uno scontro 4 contro 1. No, vabbè, io dico il mio pensiero, poi se il mio pensiero si accosta al tuo va bene, se il mio pensiero si accosta a quello di Francesca, per me va bene uguale. No, no, vabbè, scialla. Cioè, per me, quello che volevo dire, mi dispiace che poi Francesca dica che io non ho risposto nel merito, quando penso di aver fatto un discorso abbastanza articolato, non penso di essere stata attaccata al dato statistico, ma penso comunque di averlo ricondotto poi a diverse... diciamo a diverse situazioni, a diverse realtà. Cioè, io non sono una di quelle che dice il maschio stupratore, non assolutamente, tant'è vero che le parole che mi sono state messe in bocca, tipo gli uomini giustificano lo stupro, no, cioè, cioè quando io parlo di società io parlo di uomini e donne, cioè perché la cultura è trasversale, non stiamo parlando del maschio cattivo che cresce nel senso parliamo dell'uomo che cresce in questo tipo di cultura, ma parliamo anche della donna che cresce in questo tipo di cultura. Anche le donne giustificano gli stupri, anche le donne colpevolizzano le vittime, e per questo appunto va combattuto questo genere di cultura che appunto riguarda gli uomini o le donne, perché poi chi è la vittima di questo genere di cultura è la vittima poi della violenza, fondamentalmente, questo. Come si può combattere, secondo te, questa cultura? Beh, io penso che la scuola sia fondamentale, cioè, penso che siamo in un paese dove non esiste alcun tipo di educazione, anche fin da piccoli, alla sessualità sana. E, esiste comunque fin da piccoli una divisione forte a livello di genere, quindi spesso le bambine e i bambini vengono cresciuti in modo diverso. Deve partire sicuramente da là un primo passo, poi sicuramente a livello generale penso che il movimento di lotta delle donne sia importantissimo, proprio a livello di sollevare alcune questioni all'interno dell'opinione pubblica, cioè questo è il lavoro che è stato fatto. Quindi tu dici dipende anche dall'educazione che ti danno, insomma. Io penso che le istituzioni, quindi le istituzioni scolastiche in particolar modo, abbiano un ruolo importantissimo ovviamente nella formazione della cultura, e la cultura non è solamente la nozione di storia, la cultura è anche questo, cioè dei modelli poi di comportamento, dei modelli che tu prendi e poi riporti all'interno delle dinamiche sociali personali. Quindi allora, sì. Abbiamo fatto il poll in chat e vabbè, diciamo che 1 su 5 ha votato per Benedetta. Mettiamola così. Vabbè, c'è un 80-20. Me lo aspettavo, sinceramente. Anzi, è pure troppo. Io rispondo alla critica che ho ricevuto sul fatto del moderatore. Vabbè, noi, oltre ad essere moderatori, siamo anche dei conduttori, anche per aggiungere un po' di contenuto, diciamo la nostra, insomma, non è che siamo degli Amadeus che non si espongono mai, cioè siamo comunque conduttori di un podcast, e a volte pure tu, insomma, come ospite sei comportata un po' male, tipo sbuffando e rispondendo un po' alla cazzo. Io sinceramente... Regà, certe cose, scusate, ma è normale che mi caschino le braccia, però non penso... Però è un tuo pensiero... Il pensiero è soggettivo, scusami Benedetta. Io posso... Fai parlare. No, nel senso che io capisco che voi adesso abbiate l'interesse nel farmi passare per la femminista esaltata, che, cioè, no, io non sono per niente così, cioè, io neanche, io penso che il termine femminista sia proprio riduttivo, cioè io non voglio ridurre la mia persona, il mio pensiero a questo. Penso che è ovvio che bisogna, cioè anche a voi convenga polarizzare il dibattito, quindi io sono, oddio, gli uomini stupratori, eccetera, no, Francesca la parte così più razionale. Guarda, non è un discorso femminista. Io non penso che sbuffare e rispondere quando uno ti chiama sia una prerogativa delle femministe.
Penso no, io che... non penso, cioè, adesso sta diventando veramente sterile. Cioè, se io alzo gli occhi al cielo, può capitare. In vabbè, Benedetta, però io ho chiesto la parola dopo 50 minuti. Mi ha detto, stai zitto, fammi parlare. No, cioè, perché stavo parlando. Dovuto pure additare. Cioè, vogliamo litigare? No, vogliamo ti sto dicendo che... ragazzi, io faccio sempre un sacco di faccette. No, ma se parliamo, io sono tranquillo, però se, a parte il fatto che. Se mi chiedi di moderare, io devo poterti stoppare. Se ti chiedo un secondo dopo 50 cioè, minuti per dire una frase e tu mi sbrocchi, la moderazione è stata impossibile. Anche esatto, cioè, noi a un certo punto abbiamo dovuto mutare i vostri microfoni perché non ci ascoltavate, quindi ci sta. E non voglio che sia presa come una censura, perché era solo per riuscire un attimo a dire due cose. Però easy, insomma, cioè, non è che però addirittura fa passare il messaggio del se sono comportati male. Secondo me è l'opposto, ma ci sta, una discussione animata va benissimo. No, per carità, no, io semplicemente ho detto che cioè, penso sia abbastanza oggettivo. Un conto è moderare, e un conto poi è partecipare al dibattito. Moderare significa anche mettersi nella moderare significa pure mettersi nella condizione di essere moderati. E non mi sembrava che fosse questo il mood. Infatti. Perché non si recepivano i momenti in cui volevamo parlare, quindi gli ospiti dovevano un attimo fare un passo indietro, cioè non è stato possibile, però... Vabbè, ma poi non mi pare che abbiamo espresso opinioni estremamente violente, esatto. Cioè abbiamo detto la nostra, tranquillamente. Sì, io sembravo un ovo di Pasqua, non parlavo mai, però ve la lasciavo parlare, penso che... Era solo per puntualizzare, perché non... Anche la chat, vabbè. Vabbè, dai, ma ci sta, va bene così, insomma, dai. Va bene. Francesca, tu hai da dire qualcosa in conclusione? No, io rimarco quello che ho detto prima, ma in generale al di fuori adesso del dibattito, quindi alle donne l'ascolto, quelle che ci sono, non abbiate paura che non abbiamo nessun culto dello stupro, quindi se denuncerete sarete ascoltate, lo Stato sarà a disposizione, la comunità nella quale siete inserite possibilmente vi abbraccerà e non dovete avere timore di essere schernite e di essere ostacolate. Uomini all'ascolto, non fate parte di nessun sistema culturale che vi giustifica, quindi se decidete di diventare dei criminali e superare la gente, passerete la vita al gabbio e tutti quanti vi schiferanno. Questo è stare su Topolino comunque, cioè questo è vivere in un po' scollegati dalla realtà. È un discorso molto superficiale, è un discorso secondo me molto, molto superficiale. Vabbè, ti ho già spiegato le mie ragioni. Ma perché superficiale? Ah no, vabbè, scusa. Ma che discorso? Cioè, vabbè, scusa. Dai ragazzi. No, scusa, non parlo più. Poi sono io l'isterica, cioè. No. Ma perché un'ora e mezza che siamo in live, abbiamo argomentato nel merito, stavo facendo un discorso riassuntivo per salutare. No, Francesca, cosa fai? No, poi mi rompo il cazzo, scusami, ho parlato, no, sono stata brava tutta live, parlato per un'ora e mezza, non ho interrotto, mo finisco, faccio un discorso riassuntivo per salutare e mi fa, ma che stiamo su Topolino, mo mi sono rotta le palle, scusatemi. Lo fai a tua sorella. No, ragazzi, ti ho detto che hai fatto un discorso superficiale, al mio pensiero, te, visto che sei una persona adulta, non mi fai il verso come se stiamo all'asilo, scusami, ma con chi sto parlando? Però quanto te la prendi? Cioè, ma non lo so, non me la devo prendere. Cioè, grazie, ma hai fatto il verso come una bambina d'asilo. Infatti, fare il verso in un dibattito non è una tecnica. No, non è che cioè, appunto, quindi non fomentare lo scontro, il conflitto stupido. Cioè, che mi fa il verso? Io dico, per me è un discorso superficiale, punto. Fine, Topolino, tranquilli, è tutto bello, è tutto perfetto, e andrà tutto bene con l'arcobaleno. Cioè, per me è un discorso di merda. Cercando di fare un discorso che mi fa il verso. Se tu, nella tua coscienza, e te lo dico, scusami se ti ho fatto il verso e ti ho infastidito, se tu mi scuso. Se tu nella tua coscienza ti senti di continuare a dire alle donne che vivono in una società nella quale è meglio non denunciare, che nessuno ti ascolta, ma quando mai è meglio non denunciare, ma non mi mettere in bocca, ma stai facendo una situazione che diventa isterico, mi stai attribuendo parole che non sono mai uscite dalla mia bocca. Io non ho mai detto donne non denunciate, io stessa ho denunciato, io ho detto che esiste, che dobbiamo lottare, che dobbiamo lottare, perché esistono dei problemi.
perché esistono delle problematiche. Dire che sollevare un problema non significa dire non denunciare, capito? Cioè, stiamo parlando proprio di aria fritta, comunque. Scusami, tu hai detto questo, io però ho detto è tutto bello, è tutto arcobaleno, va bene. Allora, evidentemente non lo so, il riassunto del tuo saluto finale mi è sembrato un po' superficiale, semplicemente questo. E allora, soprattutto attribuire a me parole che non ho mai detto mi fa abbastanza innervosire, semplicemente questo. Grazie al cielo è registrato. Io superficialmente incoraggio le donne a denunciare, anche io assolutamente. A denunciare. Le rassicuro per quella che è la mia percezione lavorando nei tribunali, che le accuse sono prese in maniera molto seria e che nessun giudice vi verrà a ridere in faccia. Se lo facesse, avreste dei mezzi, degli strumenti per combattere anche questa cosa. E lascio un monito agli uomini, che a mio avviso non viviamo in una società che giustifica lo stupro, quindi della cultura dello stupro, che se un domani vi dovesse venire in mente di stuprare qualcuno, nessuno vi farà l'applauso, ma sarete severamente, si spera, puniti. Punto. Questo è il mio discorso generale. Poi se è superficiale o falso, allora no, andiamo in giro a dire alle donne non denunciare, gli uomini di andare a stuprare, perché tanto non c'è niente. Una cosa che hai appena detto, andiamo in giro a dire alle donne di non denunciare, che cosa. No, perché tu hai detto che il mio era troppo. Quindi generico. Purtroppo il tuo purtroppo è un discorso superficiale. A me dispiace, bene, è un discorso scollegato dalla realtà che invece vivono tantissime donne, fermo restando che la denunciare, ma soprattutto lottare per cambiare le cose, che è quello che stanno facendo i movimenti delle donne, è una cosa importante. Io, cioè, dire va tutto bene, non c'è nessuna cultura dello stupro, denunciate, che sono da ascoltare, ci sono dei problemi, vivere un po' scollegate dalla realtà, che tutto si frappone tra voi e la giustizia. Il mio discorso è purtroppo invece la realtà che vivono molte donne è questa, cioè purtroppo un retaggio culturale che ostacola la donna vittima di violenza nell'ottenere giustizia e soprattutto nell'ottenerla nel modo più sano per lei, punto. Vabbè, guarda, io non vorrei ricominciare perché so di ore. No, basta. Per incoraggiarmi. Mi dissocio dalle parole del Mante in chat. Esatto. Posso Vabbè. Dire una cosa che metterà d'accordo tutti? Vai, Rubì, tu che sei. Viva la figa, no? No, no, ma dai, queste cose patriarcali. Appunto, esatto, Rubì, cioè, non di queste cose perché sennò. Sennò. Rubì. Una cosa che metterà d'accordo, penso, la chat. Avvicinati al microfono. Dirò una cosa che metterà d'accordo tutti quanti. Compresa la chat. Urzonata! Dai, Rubì, ma questo era un dibattito serio, io non te ne chiamo più. No, io chiedo scusa a nome del Cebro Podcast per queste puttanate. No, veramente. L'ho organizzato, cioè, praticamente. Sto scherzando. Ho avuto io il lampo di genio di portare questa discussione. Ma ne hai detto una parola. Ma io ho forse detto che sono stato un genio in questo dibattito, stavo dicendo. No, era che... per ridere. Grazie per aver visto questa live, grazie mille a Benedetta, e perdonaci se abbiamo esagerato in qualcosa, grazie mille a Francesca, perdonaci se abbiamo esagerato in qualcosa, grazie a Rubino, grazie al pubblico, grazie a Simone, grazie a tutti. E grazie a Marra. No. Ciao, grazie ciao, davvero ciao. Ragazze, grazie mille. Mi raccomando. Io Rubino, io stavo dicendo una cosa. Ma è finita la live, dai. Stavo dicendo... Ah, non è finita? No. Ho chiuso per loro. Scusami, non volevo metterle davanti però, ai nostri chiacchiericci. Però non voglio essere scammato, di una frase molto semplice. E non ho detto che sono stato il grande dibattito, mi è dibattitore. Piaciuto, anche se, no, ti dico la verità. A parte quello che ho detto prima, mi è piaciuto anche se penso che la cosa di come trattano... determinate cose sia un po' una minchiata, nel senso di Battista sì. Ma io semplicemente nel senso, è andata così. Ma me fai parlare? Ma fammi passare un discorso. Mi hai detto una cosa, fammi dire una cosa. Ti dico com'è andata. C'era Francesca che mi ha detto oggi pomeriggio devo fare sta live su Instagram con Benedetta. Io ho detto vabbè, ma scusa, falla al Cerbero, esatto. Se tagliamo questo non è mica io ho detto delle cose. Vabbè, ma Urzona da mette d'accordo tutti. Dai, farite. Ma io volevo fare una cosa seria. Ma ammazza, è stata seria tutto il tempo. Solo alla fine abbiamo fatto la Warzone. Ah, vabbè, magari sono troppo apprensivo io. Ma hai ragione. No, ma abbiamo fatta tutta hai seria. Ragione. Io guarda, io l'unica cosa che non sono d'accordo con la ragazza, dico la verità, la cosa dei media. Naturalmente il media tratta l'argomento in un determinato modo perché deve vendere.
deve vedere la gente che clicca. Io spero solo che Benedetta non sappia male. No, perché? Che perché... sappia male? Colpa mia, mo, se sappia male. Perché ho detto... però... No, era... Pare una presa per culo, capito? Cioè... assicuriamole che non era una presa per culo a lei. Ma no, ma era in generale per smorzare un attimino i tempi. Però no, è stato un bel dibattito. Live disastro, top live, ragazzi. Ma è stata bellissima, a me è piaciuta molto. A me è piaciuta molto. A parte gli scherzi. No, vabbè, no, se si è presa, penso se si è presa male. L'ho vista però magari un po' nervosa, però io naturalmente... Grazie, Mark. Ma secondo me se l'è presa male perché segue Blur. No. No. Se l'ho visto il follo davvero? È una stalla? Comunque mi dissocio da tutti i commenti che possono essere considerati discriminatori dalle nuove policy di Twitch per evitare il ban. Vabbè, però i moderatori hanno lavorato bene oggi, ho visto che hanno timeoutato bene. Noi abbiamo moderato malissimo. No, i moderatori in chat. Dico. Vabbè, ma sì, ma come moderatori? Io non c'avevo il mouse, purtroppo. Sono senza mouse, si è preso Gianluca, ma ha scammato così. Allora, regalerò un mouse a Marra. No, ma se ce lo compriamo, però... No, te lo regalo io, è una questione di principio. Ma quello da 2 euro del cinese. E poi è top, io ho comprato la vecchia casa, quello da 5 euro. No, era nero, quello piccolino nero. Era quello così. Sì, me lo ricordo. Era una spada. Sì, era la spada. Che schifo. Santo cielo, vabbè. Era una spada. Grazie Mark, dovevi. Grazie. Allora, noi ci vediamo lunedì. Facciamo un sondaggino finale, come abbiamo detto ogni giorno. Chi di voi viene da YouTube? È la vostra prima live su Twitch? L'altra volta erano circa 100 persone, vediamo un po', Perché non so se sì, l'avrai seguito, Rubi. Ovviamente che ha votato che sì l'altra volta. Ci hanno bloccato il canale. Sì, no, ho visto per il titolo. Sì. Che ha votato sì l'altra volta, oggi è la seconda live. Vabbè, che deve, chiaro, quindi, mi raccomando, prego. Votate bene per, votate. Per un'ora della statistica. 8 persone, buono. 30 persone. 39. Senza considerando i troll. Ma vabbè, ma... Votate meno, onestamente, cioè che... Se no non c'ha senso. A che pro trollare sto sondaggio? Tanto siete pure anonimi, quindi che trollate a fa'. E Ruby, 14. No, mi è piaciuta tanto la live, lo sai. Io ti chiedo scusa se a volte t'ho ripreso, però ero... Ma non riuscivo a parlare... No, ma il fatto che nel momento in cui tu stai parlando, se a me mi viene in mente una cosa, per esempio pure quando c'è stato lì, e quindi a cazzata, ma dovevo finire il discorso? No, ma era veramente impossibile parlare, Porca no, puttana, quello sono dovuto incazzare, ho detto posso prendere la parola un minuto nella mia trasmissione. E poi critica, cioè... Sono 50 minuti zitto. Una critica alla moderazione quando era... impossibile moderare, già l'ho detta sta cosa, quindi 155 sono rimasto male, più di ieri. Sì, no. Una cinquantina in più. Ma io per esempio sono abituato che quando uno parla io non gli parlo sopra, quindi se le due ragazze, se Francesca e Benedetta parlavano, io non parlavo. Naturalmente se non riesco proprio a parlare tutta la trasmissione, allora mi metto sono ovo di Pasqua. No, io ti dico, all'inizio, prima... io volevo semplicemente cercare di far configurare il discorso della cultura dello stupro per Benedetta, cioè anche per quello ho fatto delle domande, perché volevo capire il suo concetto, no? Poi vabbè, te l'ho lasciato a gesti a te, perché giustamente ci tenevi, quindi mi sono fatto un po' da parte, però porca troia, una frase non mi avete fatto di, mi sono dovuto incazzare. No, ci tengo particolarmente perché... mi ha fatto stai detto... zitto, mi ha detto, no, fammi parlare, ho detto, no, fammi parlare a te, sono mezz'ora che parli a macchinetta, dammi un minuto. Sono temi che mi appassionano tantissimo e cerco costantemente comunque anche di confrontarmi con gente che la pensa diversamente da me, come Benedetta, e cerco argomentazioni valide. E basta. No, ma ci terrei pure a dire che non era un 4 contro 1, semplicemente che ognuno di noi ha un pensiero. Non può mentire se la pensa così. No, ognuno di noi ha un pensiero diverso, che poi è soggettivo. No, ma io l'ho detto pure altre volte, l'ho detto alla fine. Io su certe cose sono d'accordo che ci sia ancora una mentalità che magari mette le donne in una condizione di giudizio sbagliata, come deve essere. Come fai però da qui a dire che c'è una cultura dello stupro, che ci sia una cultura con retaggio patriarcale, siamo d'accordo, sì. Ma poi se però... è una teoria della cultura dello stupro, una teoria significa che non è detto... Vabbè, non è lei andato... sostiene la teoria, no, certo, però si può dibattere anche della non esistenza. Certo, poi ognuno porta le sue considerazioni. Ragazzi, ci vediamo lunedì. Sì, ovviamente, ragazzi, lo devo ripetere ogni live, però va bene, non andate a rompere i coglioni a Benedetta su Instagram, no? Sì. No, perché veramente... Cioè, io non ho appena le palle. Sta diventando un cancro, no, sta cosa, veramente. Ma lo sai che le nuove regole è punibile sta cosa, sì?
No, vabbè, ma a parte le regole, è proprio una cosa da, da idioti. Le regole, cioè. Vabbè, ci vediamo lunedì alle 15 per una live sensazionalistica. No, quando entreranno in vigore le nuove regole? No. Ma a gennaio ci sarà una chat sempre solo sub con una con il timer lentissimo, cioè proprio lo scorrimento più lento possibile, ci sarà una moderazione militare. A seconda del bollino, ovviamente, ma soprattutto se ci sono persone terze. Ciao, ciao, ci vediamo lunedì, ciao, 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 ciao. Non mi sento molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, po 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 podcast, Cerbero, po 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 podcast, Marra tre teste per un Cerbero, Cerbero, po 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 podcast, troppi goblin in